Scegliere il futuro. Occupazione, sviluppo e legalità nel nostro territorio. È il titolo della tavola rotonda organizzata dalla CGIL di Ravenna nella sala convegni dell'autorità portuale per fare il punto sul porto di Ravenna a fronte dell'attuale situazione, delle potenzialità che lo caratterizzano, dei limiti strutturali tuttora legati all'approfondimento dei fondali, senza dimenticare il ruolo che il porto potrebbe avere dal punto di vista occupazionale ed economico per il nostro territorio. La situazione dal punto di vista occupazionale è negli ultimi 5 anni ha perso il 20% di forza lavoro, dal punto di vista merceologico c'è una leggera ripresa, non è una ripresa che può considerarsi ancora stabile, però il 2013 è andato meglio molto meglio del 2012, confidiamo e speriamo che si solidifichi, si consolidi questa ripresa, ma questo porto, senza gli interventi previsti, non può rimanere il porto che noi conosciamo, non può diventare il porto che deve essere. Per cui, come FILCGL abbiamo organizzato l'iniziativa di oggi per mettere l'attenzione sugli interventi che devono essere realizzati. Senta, dal punto di vista lavorativo, i posti persi o recuperati negli ultimi anni quanti sono? Ha dei dati? Allora, dicevo che i dati che noi abbiamo acquisito segnalano la perdita di circa il 20% della forza lavoro legata direttamente al ciclo nave. E parliamo di un centinaio di posti di lavoro, diventano molti di più se andiamo ad analizzare tutto il lavoro che c'è oltre il ciclo nave, quindi l'autotrasporto e quindi il facchinaggio e quindi il rimessaggio delle merci nei magazzini. Qui si va oltre il 25% della perdita e diventano centinaia i posti di lavoro persi negli ultimi 5 anni. Vi è stato uno stop a questo calo, vi è stato uno stop nel 2013, confidiamo e speriamo, e attraverso questi interventi che devono essere fatti, che si inverta in maniera importante la tendenza. Il Porto di Ravenna è una delle più grandi industrie del nostro territorio, dà da lavorare a moltissime persone a Ravenna e quindi deve essere al centro dell'attenzione di tutti gli operatori e delle autorità. Il problema principe da troppi anni è quello dei fondali e dell'escavo dei fondali, sul quale ancora non si riesce a trovare una soluzione, pur avendo trovato i fondi. Ed essendoci una volontà politica di approfondimento, ci sono altri problemi complessivi della portualità italiana, di cui credo che nel convegno di oggi si parlerà, che riguardano la capacità dei porti del Nord Europa e una serie di altri fenomeni di contesto che fanno sì che molti traffici vadano verso il Nord Europa, la capacità dei porti del Nord Europa di raggiungere sempre di più aree geografiche tipicamente servite dai porti italiani. E la debolezza del nostro sistema portuale di reagire a questa sfida, strutturandosi per raggiungere efficacemente aree geografiche tipicamente vicine a noi. Proprio come PIR, qual è il vostro punto di vista? Alla fine siete una delle realtà più grandi rispetto al porto di Ravenna, queste problematiche le vivete anche direttamente? Sì, le viviamo direttamente, sia quella dei fondali che quella dell'aggressività dei porti del nord Europa che cominciano a consegnare il nord Italia in modo più economico di quello che si riesce a fare dai porti italiani. Questo è non solo il porto della regione Emilia-Romagna, è anche uno dei porti più importanti d'Italia e per certe categorie anche d'Europa. Siamo riusciti a collocare il porto di Ravenna nelle grandi direttrici europee, quindi siamo pianamente dentro alla pianificazione, alla programmazione a quella dimensione. Abbiamo in corso un progetto importante, che è quello dell'approfondimento dei fondali della nuova banchina terminal container. Ed è su quello che occorre concentrare l'attenzione, in modo tale da passare dal progetto preliminare a quello definitivo e acquisire definitivamente le risorse necessarie per fare uno degli interventi più importanti per lo sviluppo del porto, il che consentirà anche di riqualificare il territorio e di avere una nuova funzionalità, ovviamente scommettendo su una ripresa anche del sistema economico. Il porto di Ravenna viene considerato un porto importante, un porto che ha grandissime potenzialità, però ci sono dei limiti, limiti dati anche dalla burocrazia e dalla politica. Rispetto quindi a Roma, cosa dobbiamo aspettarci?
limiti che ci sono purtroppo non sono solo quelli della burocrazia e della politica, ma sicuramente noi abbiamo bisogno di alleggerire il carico burocratico per questo e per gli altri porti, ed è una scelta politica di fare gli investimenti che sono necessari per renderlo più competitivo, quindi approfondire i fondali e migliorare la rete logistica e dei trasporti, che è il problema a mio avviso principale per poter rendere più competitivo il porto e poter rendere più efficace l'azione degli operatori. E perché finora tutto ciò non è ancora stato fatto? Per alcune ragioni, la più banale è che ci sono pochi soldi e quindi quei pochi soldi bisogna riuscire a spenderli bene. Noi riteniamo che gli investimenti sul porto di Ravenna siano prioritari e possano dare un ritorno maggiore che altri investimenti, ma come in tutti i contesti di questo genere c'è una competizione con altre realtà. La seconda ragione è che ci sono effettivamente dei limiti di carattere burocratico, cioè i lavori che devono essere fatti presuppongono sabbie che devono essere depositate, le sabbie devono essere messe da qualche parte, le sabbie hanno trattamenti particolari che previsti dalla normativa e ci sono difficoltà burocratiche a risolvere questi vincoli normativi che dobbiamo risolvere cambiando la legge, quindi cambiare una legge in Italia sapete cosa vuol dire. Vuol dire infilare dentro un decreto un qualche emendamento che permette di poter fare i lavori senza spendere milioni di euro, miliardi, per poter poi trovare una locazione per i residui degli scavi che vengono fatti. Questo cambio di governo potrà portare a un'accelerazione anche rispetto a questi elementi, a questi fatti, a queste situazioni? Spero ben di sì, l'intenzione è questa, poi lo vedremo nei fatti. Lei da quanti anni lavora all'interno della realtà del porto di Ravenna? Io al porto di Ravenna sono 24 anni che lavoro. Lei? Io ho 17. Io ho 8. Si potrebbe fare di più come viabilità, come trasporti ferroviari, come tutto quanto. Oggi c'è una riunione, penso che sia molto importante, speriamo di avere dei riscontri e speriamo che siano positivi più che altro. Dal punto di vista occupazionale avete visto cambiare le cose negli anni? Occupazionale in che senso? Cioè la perdita di posti di lavoro, per voi come... Ma noi fortunatamente in questa crisi diciamo che ci stiamo difendendo bene, lavoriamo abbastanza ancora diciamo, c'è sempre un ampio margine di miglioramento ma non ci possiamo lamentare a confronto agli altri posti come vediamo nelle cronache. Gli altri posti, gli altri porti o gli altri posti? Gli altri porti. E dal suo punto di vista cosa potrebbe essere migliorato? Ma probabilmente un miglioramento riguarda sempre l'infrastruttura del porto, quindi il famoso approfondimento del canale che ci permetterebbe di lavorare con navi di statta media e non più solo di navi di statta piccola, e un buon lavoro anche su quelle che sono le infrastrutture stradali, dato che poi va via per gomma e anche per rotaia dovrebbe andare via il materiale che viene sbarcato o che viene per essere imbarcato. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.